Graditissima compagnia a conclusione di questo match che si è infuocato nel terzo set con coach Angelo Lorenzetti, una Modena da luccicarsi gli occhi, una partita combattuta verso la fine, diciamo, del match. Sì, ovviamente siamo felici perché 3-0 non è facile, sapevamo che Ravenna veniva da un momento difficile in virtù dell'assenza dell'opposto titolare, della partenza dell'alzatore titolare, che però aveva reso dura la vita a due squadre molto importanti e quindi avevano voglia di riscatto. Noi l'abbiamo affrontata con la mentalità giusta e forse loro all'inizio un pochettino ci hanno aiutato. Poi dopo sul finale abbiamo aiutato un pochettino noi, però insomma, secondo me qua vincere 3-0 non è facile, perché questa è una squadra che difende, è una squadra che batte. Adesso ovviamente, siccome nessuno è Superman, doveva trovare degli adattamenti con le partenze, col cambio dell'alzatore, però quando rientrerà anche l'opposto titolare sarà una squadra importante, come importante è stato il loro inizio di campionato. Deconcentrazione da parte di Modena nel terzo set o buona reazione da parte di Ravenna? Sì, è una bella domanda, perché sembra sempre che la partita si faccia da soli, invece si è in due. Sicuramente ci sono state delle situazioni in cui noi non siamo stati incisivi in cambio palla, con la palla in mano, muro a uno. Insomma, Ravenna ha fatto dei punti in quella situazione non facendo delle grandi difese ma facendo dei grandi contrattacchi. Quindi, come sempre, insomma, qualcosina non bene noi, però bene loro, che hanno fatto dei contrattacchi in maniera forte, coraggiosa, senza paura. Poi dopo, fortunatamente, c'è stato il doppio cambio da noi che ha funzionato, abbiamo recuperato un break e nella parte finale, nel rientro della coppia di Vettore e Bruno, Vetto ha ripreso macinare con sicurezza, ha fatto due cambi palla con muro, uno e mezzo, due, importante. Questo qui è un qualcosa di bello, perché sono, diciamo, al di là del lavoro che fai in palestra, poi quello che tu fai a questi punteggi qui non lo fai da nessun'altra parte, insomma, e quindi ti rimangono. Chi di Ravenna sugli scudi? Ma io sono sempre innamorato di Seboli, lui non lo sa, ma io devo andare a allenare a Lubiana e mi ricordo, insomma, che avevo messo due nomi, il Kovacevic e lui, che non potevano partire. Poi dopo ho provato a prenderlo qua in Italia, quando ero appena arrivato a Modena, non è stato possibile, però è un giocatore in grande crescita. E poi sono affezionato e mi piace molto Mengo, perché è un ragazzo che nella sua umiltà e semplicità ha acquisito, secondo me, un livello molto alto di pallavolo. Bene, ringraziamo vivamente il coach di Modena Volley, Angelo Lorenzetti. Grazie a voi.